Salgono i contagi e salgono i morti a livello nazionale, non solo il Covid non accenna a fermarsi. Da due giorni la Lombardia di nuovo in lockdown, gli effetti delle chiusure si vedranno fra qualche giorno e anche nelle nostre province i contagi aumentano insieme purtroppo ai decessi. E in Valle Camonica, dove sindaci e comunità montana chiedono un allentamento delle misure restrittive, com'è la situazione? In questo momento il dato epidemiologico è abbastanza sotto controllo, a parte gli ultimi 2 o 3 giorni in cui stiamo assistendo a un lieve incremento, diciamo, del numero dei casi positivi. Rispetto ovviamente ad altri territori sicuramente meno, assistiamo a una curva del contagio meno in rialzo. I numeri dell'ultima settimana hanno visto 34 nuovi casi lunedì, compresi quelli del fine settimana, 21 martedì, 47 mercoledì con 91 guariti, 76 giovedì, il giorno del picco, 22 venerdì con un decesso di un paziente proveniente dall'Interland milanese. In valle sono attualmente 4 comuni Covid free, Losine senza contagi da 191 giorni, Cevo da 178, Cimbergo da 170, Braone da 166. In altri 16 comuni non si registrano contagi da qualche giorno. Sul fronte scuole le classi in quarantena sono 26 per circa 450 studenti, situazione sotto controllo nelle RSA osservate speciali. Non abbiamo focolai, non abbiamo casi di positività e quindi questo ci rassicura, anche perché sappiamo benissimo che le RSA, l'utenza, diciamo, che è all'interno delle RSA è un'utenza particolarmente fragile, ma questo ovviamente non deve farci abbassare la guardia, soprattutto perché comunque gli operatori sanitari e sociosanitari hanno una vita di relazione esterne, quindi bisogna veramente fare tanta attenzione e usare in maniera molto corretta i dispositivi di protezione individuale. Però lavoriamo in stretta collaborazione attraverso call telefoniche, li supportiamo anche con protocolli e procedure condivise con le SST Val Camonica, quindi direi che tutto sommato, insomma, la situazione la stiamo gestendo. All'ospedale di Esine sono in arrivo medici ed infermieri dell'esercito per supportare il personale che in questo momento non è in emergenza, anche se ci sono dei bandi aperti. A Camonica in questo momento le risorse umane riescono a gestire in maniera puntuale e precisa tutti i casi, sia all'interno delle scuole che nell'ambito della popolazione generale. Ovviamente siamo sempre con i bandi aperti, nel senso che continuiamo nella ricerca del nostro personale. Dalla prossima settimana entrano in azione in tutto il territorio della TS della Montagna delle unità inviate, diciamo, dall'esercito militare, unità costituite da un medico e da 2 infermieri, una verrà, è stata assegnata, diciamo, alla Val Camonica presso il presidio di Esine per supportare appunto l'attività di esecuzione dei tamponi e dei test antigenici rapidi. I test rapidi in questo momento sono in distribuzione nelle RSA per intervenire tempestivamente in caso si presentino sintomi fra gli ospiti. A breve saranno distribuiti anche ai medici di medicina generale.